giornata a tutti, chi vi parla è, un attimo scusate, è Claudio Simeoni che conduce la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo come ogni giovedì del microfono di Radio Gamma 5, ricordo la più grande radio del Veneto che abbiamo a disposizione, l'unica radio che si può permettere 50 voci diverse e 50 speaker diversi, 50 speaker un modo di dire per dire tanti modi di pensare, tanti modi di essere. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Bene, e abbiamo finito, come sapete, con l'anno, avevamo finito le trasmissioni sui crogioli dello stregone, il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo e il crogiolo del male. Per un anno, dal gennaio del 1998 all'ultima, praticamente l'ultima trasmissione, anche se l'ultima trasmissione abbiamo fatto un omaggio a Castaneda, che poi era un omaggio a noi, cioè a me esattamente, e abbiamo terminato il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, il crogiolo del male. Abbiamo terminato di dire il che fare, non è terminato il crogiolo, e abbiamo terminato di dire, quando qualcuno ci chiede, beh, adesso che la filosofia tua mi piace, cioè che i tuoi discorsi li ho capiti, o forse li ho capiti, o comunque in alcuni aspetti mi piacciono, cosa faccio io per modificare la vita, per affrontare la vita? Bene, a questa risposta abbiamo risposto col crogiolo dello stregone. Col crogiolo dello stregone siamo andati avanti un anno, dal gennaio del 98 fino al dicembre del 1998. E siamo arrivati alla prima trasmissione del gennaio del 1999, la 112esima trasmissione, ad affrontare qualcosa di nuovo. Cos'è il nuovo che affrontiamo? Innanzitutto è una cosa vecchia, cioè è una cosa vecchia perché è una cosa che trattavamo all'inizio delle trasmissioni qui su Radio Gamma, vi ricordate, la conferenza di presentazione della magia e stregoneria del paganesimo, dei nostri concetti principali che abbiamo portato avanti nel 1996, nel 97 e nel 98. Questi concetti, questa conferenza ci serve per esporre in maniera sintetica i concetti generali del paganesimo e della stregoneria. Bene, perché faccio questo adesso? Perché intanto ho finito un ciclo di trasmissione, ho finito il ciclo di trasmissione del crogiolo dello stregone. Per parlare ancora del crogiolo dello stregone dovrei parlare primo di come gli elementi che abbiamo messo nel crogiolo dello stregone sono in realtà del divino, cioè un divino che cresce dentro l'essere umano e un divino che cresce nel circostante, che esiste nel circostante, che dal circostante si riversa sull'essere umano e gli chiede di relazionarsi. E poi dovrei parlare come ogni elemento del crogiolo dello stregone è un crogiolo a sua volta, cioè ogni elemento può vivere, può prosperare soltanto in presenza di tutti gli elementi, gli altri elementi del crogiolo, attraverso la sua presenza. Per esempio l'attenzione, che è un elemento del crogiolo dello stregone, può esserci perché c'è l'intento, perché c'è la sospensione del giudizio, perché c'è la sospensione del giudizio nell'attenzione, c'è la sospensione del giudizio l'intento nell'attenzione, c'è lo scetticismo nell'attenzione, c'è il chiamare le cose col loro vero nome nell'attenzione, c'è l'attenzione del palpare il mondo. Cioè l'attenzione si può usare in ogni elemento del crogiolo. È così lo scetticismo. Si può usare in ogni elemento del crogiolo, per cui ogni elemento del crogiolo che abbiamo messo è in realtà un crogiolo a sua volta, e anche questo andrebbe analizzato. Ma noi non lo faremo, chiudiamo qui il crogiolo per ora e lo mettiamo da parte. Lo mettiamo da parte per riprendere in mano la serie, gli elementi della conferenza che abbiamo iniziato con le trasmissioni. Questo mi consente a me di fare due operazioni importantissime. La prima operazione è prepararmi per marzo, per quello che ho intenzione di fare a marzo. E per quello che ho intenzione di fare a marzo, cioè la presentazione di tutto il mio lavoro,
Devo ringraziare i radioascoltatori, quei radioascoltatori che hanno voluto contribuire in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, per aiutarmi a comprare il fotocopiatore. Sto facendo i conti, adesso praticamente andrò probabilmente a comprarlo, perché nel mettere sotto sforzo il fotocopiatore che avevo, sapevo effettivamente che non ce l'avrebbe fatta a tenere quella quantità di lavoro, però avevo furia di portare avanti, avevo bisogno di finire urgentemente quel lavoro. Ho sperato di sbagliarmi tecnicamente, ma non ha importanza. E ho fuso il fotocopiatore, ho fuso proprio a meno di metà lavoro. Per cui, anche se posso ricorrere sempre ai collaudi, ai fotocopiatori esterni, eccetera, posso accedere ad altri fotocopiatori, non ho più il fotocopiatore di casa, cioè quello che mi funziona immediatamente, quello che mi serve per il lavoro più importante, il lavoro più grosso, insomma, il lavoro anche, diciamo, più riservato, al di là che non esiste un riservato, ma insomma, non puoi certo andare da un cliente con Gesù di Nazareth, l'infamia umana, sbattuto in prima pagina, insomma. Magari il cliente è un cattolico e giustamente dici, come usi collaudi il mio fotocopiatore con una roba del genere. Non è un delitto, però insomma può urtare un po' la sensibilità o la suscettibilità. Per cui diciamo che mi è saltato il fotocopiatore di casa. E alcuni radioascoltatori sono intervenuti per aiutarmi a mettere insieme un po' di moneta, un po' di soldi per ricomprarmi il fotocopiatore o comunque per ovviare a questo. Adesso farò due conti e vedrò a che punto sono arrivato. Vi ringrazio comunque tutto quello che avete fatto, veramente di cuore. E il prossimo giovedì penso di poter tirare le somme e di fare un bilancio, insomma. Vi presenterò anche i conti, ecco. Tanto per essere un po' chiari su quello che si sta facendo, anche perché in 2 anni e mezzo non ho mai chiesto niente a nessuno e questa è la prima volta che mi sono trovato un attimo in difficoltà perché sto preparando l'operazione di marzo, cioè la presentazione dei lavori a marzo e c'è stato un costo già sostenuto che era stato abbastanza importante. Cioè io non sono ricco, cioè per me le 100.000, 200.000, 300.000 lire sono soldi, ecco, in questo senso. Più di tanto non è che posso mettere fuori moneta. Ed mi ero già impegnato per marzo, per cui non è che potevo farne a meno. Comunque ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, tutti quelli che mi hanno dato una mano e giovedì prossimo farò un bilancio di tutto questo. Allora, dicevo che ricominciando a trattare i temi della conferenza mi permette di avere 10 trasmissioni pronte, cioè di non lavorare per 10 trasmissioni, perché i temi della conferenza sono temi generali, temi generici, che fanno comodo a molti radioascoltatori che si sono messi in ascolto in maniera tarda, magari lo scorso anno, magari non hanno afferrato tutti i temi che abbiamo trattato, magari non hanno il quadro generale di quello che noi trattiamo, per cui è una specie di ripasso che va bene un po' per tutti, insomma. Oltre a questo, che mi permette di preparare l'operazione di marzo, mi permette anche di cominciare ad analizzare, preparare l'analisi degli oracoli caldaici. E cosa sono gli oracoli caldaici? Gli oracoli caldaici sono un insieme di frammenti che ci sono arrivati e che hanno rappresentato, fra il primo e il secondo secolo d.C., l'ultima resistenza pagana all'arrivo del cristianesimo. In pratica noi abbiamo un movimento filosofico fra il primo e il quinto-sesto secolo d.C., settimo anche, che va sotto il nome di neoplatonici. Questo movimento filosofico nasce, sembrerebbe fondato da Ammonio, detto Sacca perché faceva il facchino e si è messo a studiare filosofia. Ammonio Sacca era un individuo di famiglia cristiana, cioè è stato educato cristianamente ed è diventato pagano leggendosi la filosofia greca. E ha praticamente fondato il movimento alessandrino di Alessandria d'Egitto dei neoplatonici. Questo movimento troviamo Plotino, troviamo Porfirio, troviamo Giamblico. Troviamo, boh, adesso non mi ricordo neanche più di tanto, Proclo, troviamo tutta una serie di filosofi, tutta una serie di pensatori, i quali hanno due cose fondamentali. Hanno gli oracoli caldaici e i testi platonici e i dialoghi platonici, il Timeo e tutti gli altri. Ebbene,
divinizzando Platone, interpretano gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici sembra siano stati scritti da tale Giuliano il Caldeo o Giuliano il Teurgo, e sono delle visioni in percezione alterata. Sono delle visioni in percezione alterata che partono da delle definizioni che provengono dal zoroastrismo, dalla Vesta, da tutto quello che è il paganesimo che c'era allora, con tutto l'adonismo, con tutta la visione del fuoco, della conoscenza, eccetera, tutto un insieme, e vengono però interpretati dalla scuola neoplatonica, cioè da Plotino, da Porfirio, da tutti gli altri, in termini platonici. Cosa succede questo? Che interpretare le cose dal punto di vista platonico, il platonismo ha fornito la base, diciamo così, ideologica, la base intelligente a quello che è la rozzezza del cristianesimo. In pratica ha fornito la base anche per la distruzione del paganesimo in se stesso. Però, nonostante questo, gli oracoli caldaici hanno un loro potere, cioè sono effettivamente degli oracoli, una visione del mondo, della vita pagana. Però attraverso l'interpretazione che viene data dai platonici, perdono la visione pagana della vita per diventare cristianeggianti, cioè per costruire la base al cristianesimo. E l'interpretazione degli oracoli caldaici è la cosa più oscura che esista, infatti possono essere interpretati soltanto dalla stregoneria. E proprio riprendendo in mano gli oracoli caldaici, che è stato il momento del passaggio dal paganesimo al cristianesimo, noi riprendiamo in mano la sfida. C'è una regola in stregoneria: quando un'operazione strategica, un'operazione di costruzione della vita fallisce, è necessario tornare alla fonte, tornare al punto d'origine per ripercorrere un'altra via. Ebbene, il punto d'origine in questo caso, in questa sequenza di trasformazioni, furono gli oracoli caldaici. Bene, noi dobbiamo ritornare indietro, sfidare Plotino, sfidare Porfirio, sfidare Giamblico, sfidare Proclo, sfidare Ammonio Sacra, sfidare quello che è stato il neoplatonismo per poter ridare l'assalto al cielo della conoscenza. Perché gli errori di Inter, purtroppo, gli stregoni percepiscono il nuovo, percepiscono lo sconosciuto che ci circonda. I filosofi prendono i dati che vengono dagli stregoni e li maneggiano all'interno della ragione, li rimaneggiano all'interno del pensiero. Ma il filosofo non è stato nello sconosciuto, non ha alterato la percezione, non ha trasformato se stesso. Il filosofo si ritiene sempre intelligente, creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. E questo è il guaio veramente grosso dell'interpretazione filosofica, che il filosofo articola il pensiero e il pensato, ma non trasforma se stesso. Cioè, la sua articolazione del pensato è la cosa migliore che lui riesce a fare, ma nell'articolare il pensiero non ha trasformato se stesso, non è andato a pescare nello sconosciuto circostante, non è diventato un dio in mezzo a dei. E allora cosa gli resta al filosofo? Gli resta quello che st'altro gli ha detto, e come quello che gli altri l'ha detto, lui lo mescola. E questo è il guaio più grosso che storicamente ci poteva succedere. Bene, detto questo, passiamo a quello che è il primo argomento della conferenza. Ricordo che la conferenza, la struttura della conferenza si articola in esattamente 10 punti. Il Dio biblico, la ricerca di Dio nella filosofia, la creazione, la concezione del mondo, la vita e la morte, alcune cose che dividono Gesù di Nazareth dalla stregoneria, alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria, i riti in stregoneria e la ricerca di libertà, la percezione del mondo partendo dal circostante e il paganesimo come religione. Bene, questi 10 punti noi li tratteremo trasmissione per trasmissione. Pertanto, dopo aver illustrato i 10 punti, aprirò tranquillamente le telefonate.
Ora, parlare nella prima trasmissione del Dio biblico mi viene un attimino da ridere, cioè nel senso che quando ho fatto questa operazione 3 anni fa era un'operazione devastante, cioè era effettivamente un'operazione devastante nelle coscienze umane. Perché questo? Perché cambiavo l'ottica, cambiavo i termini attraverso i quali valutare il Dio biblico. Cioè praticamente mi presentavo non solo ai microfoni della radio, ma anche alle conferenze, da un'ottica diversa per guardare il mondo. Cioè, anziché guardare il mondo con gli occhi del Dio padrone, guardavo il mondo con gli occhi dell'essere umano che dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Cioè, io, anziché scegliere di essere dalla parte del più forte, dalla parte del padrone, sceglievo di essere dalla parte del verme della terra, mentre inghiottendo la terra costruisce se stesso. Questa mia scelta è stata la scelta della stregoneria, è stata la scelta della conoscenza e della consapevolezza, è stato il mio non arrendermi davanti alla vita e di essere parte della vita stessa. Una parte grande o piccola non ha importanza, alla fin fine siamo tutti piccoli perché siamo piccoli uomini della terra, però è ciò che noi abbiamo dentro che è importante, non ciò che siamo oggettivamente. E oggi parlare del Dio biblico mi fa un pochino da ridere, sinceramente, tanto per essere chiaro. Perché questo? Vi ricordo che la scoperta sul Dio dei cristiani della stregoneria fu importantissima e ha attraversato la prima parte del Medioevo, cioè l'antico Medioevo. Ricordate? Quando le streghe venivano bruciate, quando è colpa del demonio e il demonio fa questo, oppure gli dei pagani vengono trasformati in demoni, no? Bene, in quel momento gli stregoni di allora scoprirono le 3 verità del Dio biblico. Prima verità, non esiste nessun Dio creatore, non esiste nessuna coscienza creatrice. Questa è una verità assoluta. Perché una verità assoluta? Perché è possibile alterare la percezione, è possibile andare all'inizio del tempo, è possibile constatare che non esiste nessun Dio creatore. Questa è una verità assoluta. Ma perché si può andare a vederlo? Si può toccarlo? Dopodiché, siccome però andare a vederlo e toccarlo è un raggiungimento di una conoscenza soggettiva, di una conoscenza personale, e nessuno si può permettere di andare a un altro a dire credi in me che all'inizio del tempo non c'è nessun Dio creatore, anche se purtroppo troppa gente, troppi pazzi vanno in giro a dire c'è un Dio creatore e nessuno gli dice coco bello, spiegami un po' sta roba, dimostrami questo, cioè dimostrami sta puttanata che stai dicendo, cioè nessuno glielo chiede questo. Però magari vengono a chiederti a te, ma come? Non c'è un Dio creatore? Ma che cazzo ne sai tu? E non hanno il coraggio di dire a Stato che dice che c'è un Dio creatore, ma che cazzo di puttanata dici? Perché? Perché il condizionamento educazionale impedisce alle persone di affrontare la vita. Questo è il problema. Per cui io dico che all'inizio del tempo non c'è nessun Dio creatore. E non devo dare una dimostrazione. Perché? Perché faccio la negazione di qualcosa che ogni essere umano normale, intendendo normale all'interno della ragione, può verificare. Cioè, nel senso che, non potendo andare all'inizio del tempo, non può affermare l'esistenza in positivo della cosa. Cioè, non può affermare che esista un Dio creatore. Per cui io, negando il fatto che esista un Dio creatore, non devo apportare nessuna prova. Le prove me la deve portare chi dice che esiste una coscienza creatrice, un Dio creatore. Per cui, anche se io, per arrivare ad affermare che non esiste nessun Dio creatore all'inizio del tempo, ho dovuto alterare la percezione, ho dovuto andare là a verificarmi, no? Non ho necessità di portare nessuna prova per la mia affermazione, in quanto la prova la deve portare chi dice che esiste un Dio creatore. Questo è semplice, mi sembra elementare, è logico. Se uno dice esiste la reincarnazione, mi deve dimostrare che esiste la reincarnazione. Cioè, deve portarmi tutte quelle prove sufficienti per dirmi che esiste la reincarnazione. E non può
portarmi delle prove di ordine di condizionamento educazionale, una credenza, una fede, ma deve dimostrarmi praticamente che esiste. Perché questo? Perché la vita va organizzata rispetto alle credenze che si hanno. Cioè, se c'è un Dio creatore all'inizio del tempo che fa delle regole morali, tu ti devi sottomettere alle regole morali. Allora, Dio creatore ha fatto le regole morali, tu ti devi sottomettere alle regole morali, io gestisco le regole morali. Ma se non esiste un Dio creatore, le regole morali le ho fatte io e tu ti devi sottomettere. Ma non ti stai sottomettendo al Dio creatore, ti stai sottomettendo a me. E io mi faccio forza per sottometterti dell'esistenza di un Dio creatore. Capite che questa è follia pura. Per cui, se qualcuno dice esiste Dio, deve dimostrare l'esistenza di Dio. E vi ricordo che nella storia l'unica prova dell'esistenza di Dio che la filosofia non è stata in grado di confutare, cioè di dire non è vero, è lo ha detto la Bibbia. Cioè, la prova dell'esistenza di Dio era data per il fatto che lo dice la Bibbia. Diceva l'inquisitore a Galilei, ma cosa ne vuoi sapere tu? Sei tu più intelligente di Dio che dici che la Terra gira attorno al Sole? Ne sei tu più di Dio? Capite? Questa è l'unica prova che la scienza non poteva controbattere, perché non esiste elemento per controbatterle. Perché il fatto che un libro di favole per bambini ti dice che esista Cappuccetto Rosso, ti dice che la strega vola sulla scopa, o ti dice, non so, che la fata turchina trasforma la zucca in carrozza, è chiaramente il libro lo dice, ma ciò non significa necessariamente sia vero. E questa è la menzogna fondamentale. Allora, non esiste nessun Dio creatore. Il Dio biblico esiste però, lo dice la Bibbia. Nessuno l'ha mai confutato questo. E infatti il Dio della Bibbia è solo un'immagine, una descrizione per terrorizzare le persone. È solo questo, non è nient'altro che questo. Una favola sporca, squallida, scorretta, che serve per terrorizzare le persone. E la terza verità che scoprirono gli stregoni furono che esistono degli esseri ammalati di energia vitale stagnata che si servono degli esseri umani per cibarsene. Bloccano l'energia vitale degli esseri umani, bloccando la loro conoscenza, la loro consapevolezza, lo sviluppo di se stessi, la loro volontà, la loro determinazione, la costruzione di se stessi, per cibarsi della loro energia vitale che si ferma, che viene bloccata. Questo scoprirono gli stregoni. E da questo scoprirono come tutte le religioni rivelate, altro non siano che strumenti di questi esseri per mettere in ginocchio gli esseri umani. E come gli esseri umani possono... Vi ricordo che non prendo telefonate finché non ho finito la presentazione. E come gli esseri umani possono liberarsi da questi? Costruendo la loro conoscenza, la conoscenza, la consapevolezza, prendendosi nelle proprie mani la propria vita, la propria responsabilità, chiamando le cose col loro vero nome, cioè espandendo loro stessi. Questa fu la grande scoperta della stregoneria. E da qui è cominciato tutto il percorso della stregoneria. E detto questo, passiamo a quelli che erano gli argomenti della conferenza. A proposito del Dio biblico, e noi, vabbè, se abbiamo la Chiesa Cattolica che ci impone con le armi un Dio biblico, benissimo. E noi come lo consideriamo questa descrizione, questa definizione? Innanzitutto prendiamo atto che millanta di essere il creatore assoluto davanti al quale tutto deve piegarsi, ed è una grande porcheria. Questo essere nega all'essere umano di diventare eterno impedendogli l'accesso dell'albero della vita eterna, vi ricordate? L'essere umano ora colto dall'albero del bene e del male, che non colga anche dall'albero della vita eterna e diventa uguale a noi. Per cui il progetto della Bibbia è chiaro. Distrugge la vita sull'intero pianeta con il diluvio universale. Dopodiché il Dio assoluto e creatore si pente. Per cui è abbastanza ridicola la cosa, no?
distrugge la torre di Babele attraverso la quale gli esseri umani stanno tentando di costruire il loro divenire, di dare l'assalto al cielo. E lui dice: voi date l'assalto al cielo e io vi spacco la torre, vi mando a cagare, vi distruggo, vi invento tante lingue, non vi faccio più capire fra di voi. Questo Dio, incapace di sottomettere il genere umano, è costretto ad allearsi con Abramo perché lo aiuti a sottomettere tutti gli altri esseri umani. Cioè fa un patto. Cioè il Dio assoluto, creatore dell'universo, fa un patto con un essere umano. Cioè, una cosa inconcepibile, veramente, di un'idiozia folle. Distrugge, massacrando, gli esseri umani di Sodoma e Gomorra perché non producono schiavi per il suo servizio. Questo qua dice: fioi, non fate l'amore come voglio io, non mi fate schiavi per me, perché io mi posso nutrire di voi, e mi occupo tutti quanti. Cazzo. Massacra gli egiziani che non gli concedono di riprendersi il bestiame umano. Lui ha creato gli ebrei che si sottomettono, ma non gli egiziani che cercano di cogliere dall'albero della vita eterna. Li massacra con 10 piaghe, compresa la mattanza dei bimbi primogenici. Cioè ammazza tutti i bambini. Ma ammazza tutti i bambini. Cioè lui prende la decisione razionale di ammazzare tutti i bambini. Non li ha ammazzati per rabbia, non li ha ammazzati per odio, non li ha ammazzati perché non ne poteva fare a meno. No. Lui ha deciso di ammazzarli al punto tale che non fa nemmeno comprendere al faraone la possibilità di andare via. Cioè proprio è deliberata la cosa. Io faccio in modo che tu non paghi il tuo debito per poterti ammazzare perché non hai pagato il debito. È di un'aberrazione veramente immane. In altre parole, il Dio biblico dice agli esseri umani: o fate quello che voglio io o vi ammazzo. E soprattutto deve impedire agli esseri umani di cogliere dall'albero della vita eterna. Beh, questo è il Dio biblico. E a cosa ci interessa a noi di queste definizioni del Dio della Bibbia? Cioè a noi ci interessa soltanto una cosa. Ci interessa il senso della magia. Ci interessa il senso della magia nera. E che cos'è la magia nera? Detto in poche parole, detto in soldoni, è: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Questa è la magia nera, è l'arte di sottomettere, è l'arte di impedire alle persone di costruire se stesse, è l'arte per costringere le persone ad abbandonarsi, a rilassarsi, a essere in pace. Il pacifismo è parte della magia nera. Il pacifismo è l'impedimento alle persone di affrontare le contraddizioni della vita. Questo è il pacifismo. Il pacifismo non dice al padrone: tu devi cessare di essere padrone, non devi più avere schiavi. Il pacifismo va dallo schiavo a dirgli: tu devi continuare a essere schiavo. Per cui il pacifismo è un aspetto fondamentale della magia nera. C'è la cosa più aberrante che esista. Ed è stato spacciato per anni come una cosa, non so, una cosa nobile. Invece il pacifismo è una porcheria. Perché? Perché tende a mantenere quelle che sono le relazioni di sottomissione. Nella vita non esiste un atto, non esiste una contraddizione che sia sfida, che sia trasformazione e che non comporti anche delle cose traumatiche. Facciamo un esempio. Se uno ha la polmonite, gli facciamo delle punture per guarirlo dalla polmonite, punture di antibiotico, no? Bene, lui guarisce dalla polmonite, però ogni volta che voi fate una puntura gli ammazzate delle cellule. E dice: è una cazzata. No, è che per riuscire a guarire da una polmonite, per riuscire a superare una contraddizione che per lui sarebbe drammatica, vengono recepiti dei danni, vengono fatti dei danni. Anche l'antibiotico magari ammazza completamente quello che è la flora batterica, debilita certe condizioni. Cioè, ogni volta che c'è una contraddizione nella vita, sui posti di lavoro, nel sistema sociale, nel mondo della percezione, nella magia, qualunque contraddizione è un atto di sfida. E il superamento dell'atto di sfida porta alla modificazione degli oggetti che hanno intercorso alla sfida stessa. Cioè le persone, gli uomini, le cose, gli animali, tutte le coscienze, tutte le consapevolezze che sono entrate all'interno della sfida
dopo la sfida non sono più quelle di prima, ma si sono modificate. Pertanto la contraddizione è vita, e questo qua lo troveremo nella filosofia moderna come concetto fondamentale. Ma già, per esempio, nella filosofia di Proclo, noi abbiamo che la contraddizione è vita. Noi abbiamo già gli elementi che si contraddicono. Vi ricordate, nell'antica Roma, il paganesimo liber liber accelere era la crescita nella libertà. Era la crescita maschio, femmina e crescita. E la contraddizione era vita. Cioè, la contraddizione è sempre vita. È chiaro che qualche contraddizione è drammatica. Se un vulcano erutta, gli abitanti che ci sono sotto il vulcano possono morire, ma provoca una trasformazione nella natura che genererà nuova vita. Una volta si diceva che le terre vicino all'Etna erano particolarmente fertili per la lava del vulcano, cioè per le ceneri del vulcano. Per cui ogni modificazione, ogni contraddizione è vita. Sta dopo ai singoli soggetti, ai singoli individui, nel nostro caso ai singoli esseri umani, fare in modo che quella contraddizione si pieghi nel modo migliore, si risolva nel modo ottimale, non provochi dei danni ma provochi arricchimento. E questo è quello che dobbiamo fare. Cioè, questo è che dobbiamo sì affrontare le contraddizioni, ma dobbiamo volgere al nostro favore, dobbiamo metterci noi stessi, dobbiamo avere il massimo guadagno nelle contraddizioni. E questo sta alla nostra strategia. Ma la contraddizione è vita, e il pacifismo è l'opposto della contraddizione, è la non contraddizione, è l'assoggettamento, è il piegarsi al volere del più forte, è soccombere. Questo è il pacifismo. Il pacifismo è solo questo, non è nient'altro che questo. Possiamo perdere tutte le valenze sociali, che sono cose. No, sono la stessa cosa, però sono anche cose diverse, nel senso che concorrono anche elementi diversi. Ma comunque, sempre in assoluto, il pacifismo è la morte delle contraddizioni, è la morte della vita, sempre. A Roma, quando venne introdotta la divinità pace, che poi divenne uno degli elementi fondamentali dei cristiani quando presero il potere, pace venne introdotta in modo pesante da Cesare Augusto, proprio per impedire che le lotte di classe, cioè il popolo romano, lo defenestrasse da imperatore. Non dimentichiamocelo, cioè queste robe non bisogna dimenticarsene. E il Dio biblico cosa chiede? Chiede pace agli esseri umani. Non solo il Dio biblico, ma anche il pazzo di Nazareth. Non dimenticate, io dico a voi che voi dovete amare i vostri nemici, cioè voi non dovete risolvere le vostre contraddizioni, voi non dovete affrontare la vita, ma voi dovete amare i vostri nemici. Lui era il suo nemico. Per cui stiamoci sempre attenti a queste cose. E quando abbiamo la tentazione di pensare in termini di pace e in termini di tranquillità, pensiamo che stiamo uccidendo una parte di noi, stiamo uccidendo una parte della vita. Abbiamo paura che la vita si sviluppi. Abbiamo paura che la vita ci costringa a modificarci e ad affrontare nuove cose, perché se noi affrontiamo nuove cose dobbiamo dilatarci, dobbiamo organizzarci, dobbiamo prepararci, e se ci prepariamo non siamo più quelli di prima, abbiamo fatto degli sforzi, nel fare degli sforzi noi siamo più forti, ma siamo più forti per la contraddizione contingente di quel momento, ma siamo più forti anche dopo. Perché una volta superata la contraddizione, noi siamo più forti, ricordatelo. Per cui ogni volta che affrontiamo una contraddizione, sia che vinciamo che perdiamo, che poi non si vince o non si perde mai, noi ci trasformiamo. Mentre il Dio biblico cosa vuole? Guai. Guai a cedere all'albero della vita eterna. Guai a fare delle cose che non mi piacciono, perché sennò distruggo il pianeta. Guai a dare il salto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, perché ti distruggo. Guai a fare il sesso come vuoi tu. Perché? Perché altrimenti io ti ammazzo. Cioè, tu non devi fare nulla di tua iniziativa, non devi sviluppare la tua volontà, le tue determinazioni, le contraddizioni della tua vita.
tu devi obbedire. Questo è il messaggio della Bibbia e questo è la magia nera. E la magia nera viene presa dalla Chiesa Cattolica e caricata sugli esseri umani. Questo è il senso delle cose. Vi faccio un esempio che avevo già fatto e che ce l'ho qua, no? Dopo il terremoto che rase al suolo Lisbona nel 1755, i gesuiti affermavano che la morte indiscriminata di uomini, donne e bambini fu dovuta perché Dio punisce i peccatori. Le affermazioni furono talmente violente e talmente becere da privare la Chiesa Cattolica del diritto di sanzionare moralmente. Cioè gli abitanti di Lisbona gli hanno detto: ma voi siete pazzi, ma che Lisbona è peggio di Parigi, Lisbona è peggio di Londra, e qua Dio sarebbe venuto a punire Lisbona. Infatti la Chiesa Cattolica in quel momento ha preso uno scappatone enorme, eccezionale. Bene, io ho finito la presentazione e vi do il numero di telefono di Radio Gamma 5, che è 049 700 700 oppure 049 700 838. Ok, dato questo, finché non arrivano le telefonate, siccome non ho voglia di fare rassegna stampa, perché non ho voglia? Perché tanto le porcate che fanno i cristiani sono talmente tante e sono continue. Infatti volevo fare una trasmissione di rassegna stampa, una trasmissione normale, però staremo a vedere cosa farò. Ho tante idee, ma non so quale accettare. Vediamo un attimo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Enrico, telefono da Padova. Dimmi. Volevo sapere quale trasmissione avete trattato del paganesimo del popolo Mabuche, perché ho sentito che mi pare che ne hanno accennato. E volevo sapere se è prevista una trasmissione su questo, perché il popolo Mabuche, di cui naturalmente nessuno ne parla perché è stato terminato, era in Sud America, un popolo precolombiano, e è stato sterminato dagli europei in pratica, e soprattutto evangelizzato, diciamo. Ed è stata annullata l'identità e naturalmente con le conseguenze eccetera, quindi volevo sapere quando prevedete di parlare del popolo Mabuche. Allora ti spiego una cosa, io non prevedo di parlare del popolo Mabuche perché non sapevo neanche che esistesse un popolo Mabuche. No, un attimo, questo intanto sapere che non esiste il popolo Mabuche secondo me è grave. È grave perché è una vicenda, diciamo, emblematica del destino che hanno subito le popolazioni precolombiane dopo la scoperta dell'America. Mi pare che insomma sia una cosa evidente, diciamo. Guarda, io farò una piccola ricerca sul popolo Mabuche. Sì, questo è lo farò sicuramente. Siccome il popolo Mabuche, appunto perché era abbastanza, viveva insomma in zone abbastanza spoglie, desolate, era una popolazione che contava non numerosa, per cui è riuscita, diciamo, a vivere fino all'Ottocento circa. Infatti ancora gli ultimi discendenti sono morti più o meno alla metà degli anni 50. E quindi viveva all'incirca nell'Argentina meridionale, nella Patagonia, diciamo, no? E era una comunità non molto numerosa, però che viveva, una particolarità era che vivevano nudi, completamente nudi, no? Sì. Per un motivo semplice, che si dovevano cospargere il corpo di oli particolari per resistere al freddo, soprattutto d'inverno in Patagonia fa molto freddo, e per cui non potevano mettersi dopo dei vestiti eccetera. Quando sono arrivati i preti dall'Europa, cattolici, praticamente li hanno coperti nelle parti intime naturalmente, certo, inizialmente. E cosa è successo? Che il popolo Mabuche lì è cominciata
praticamente a morire, perché cosa succede? I vestiti che si mettevano addosso gli facevano sudare, sudando sì. beccavano la polmonite e si sono crepati praticamente di polmonite. Sì. Nel giro di 10-15 anni sono decimati e quindi il popolo Mabuche è scomparso, diciamo, dalla storia della civiltà umana. Pare che se ne debba parlare ogni tanto. Sì, no, ma qualcuno ne sì. dovrà pur parlare. Sì, no, ma il problema è questo, no, Enrico? Cioè, io sto cercando di costruire il pensiero pagano e sto cercando anche di prendere tutto quello che trovo, tutto quello che faccio. Ma anche i Mabuche erano pagani, eh? Sì, il problema è che esiste una tale vastità del materiale, una tale vastità del lavoro, che se riesco a mantenere savia la ragione e senza andare fuori di testa, farò una buona cosa. Dopodiché io spero che tante altre persone facciano parte del lavoro. Ma che io non riesco a fare. Oggi, non a caso, stato fuori, non è che oggi mi sono svegliato col popolo Mabuche sì. in testa. Stamattina ne abbiamo parlato in radio, a un'altra radio, diciamo, e qualche cosa è stato letto, ma l'interesse della gente è scarso, perché uno si domanda, ma questo popolo Mabuche non ha mai sentito, la televisione non ne parla, eccetera, certo. e dice, ma chi se ne frega. E invece è una vicenda importante, perché cioè, ci sono state commesse delle aberrazioni, cioè, tremende, e quasi esclusivamente, diciamo, opera degli evangelizzatori cattolici, sì. perché il popolo Mabuche ha vissuto fino all'Ottocento, anche perché appunto vivendo in zone disabitate, completamente ostili, diciamo, alla presenza dell'uomo, il popolo, diciamo, non avevano interesse a costruire città certo. oppure in quelle zone, e i Mabuche hanno potuto vivere tranquillamente fino a quando non sono stati, diciamo, non c'è stata la necessità da parte della Chiesa argentina, di cattolica argentina, certo. di evangelizzare tutte le popolazioni indie. E lì è cominciato, insomma, questo. Cominciata la strage. Vabbè. Niente, allora, posso solo ringraziarti, comunque ho preso nota, ho preso appunti, vedrò qualcosina, però ti dico... Gli ascoltatori che sentono questa trasmissione, gli venga voglia, insomma, di sentire la storia del popolo Mabuche, speriamo che qualcuno senta l'esigenza di ricercare, anche se... perché il materiale è scarso sicuramente, però l'attività dei missionari nell'America Latina c'è materiale. Sì, ma siccome tra l'altro l'attività dei missionari, perché poi dice ma sì, ma sono cose, invece siccome questa è sono vicende molto recenti, perché in pratica lo sterminio è stato fatto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sì, quindi in tempi molto recenti, certo, perché certo. gli ultimi discendenti puri ancora, cioè nel senso che erano Mabuchi sia per parte di padre che per parte di madre, mi pare siano morti all'incirca nel 1950, e mi pare che ci sia ancora un sangue misto Mabuche, ma è rimasta solo l'hanno intervistata anche certo. perché hanno fatto un servizio in televisione qualche tempo fa, ma ormai è una donna di 80 anni, praticamente la cosa sconvolgente è che è stato uno sterminio repentino, perché nel giro di 15-20 anni sono stati massacrati, il popolo Mabuche è stato massacrato e alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, quindi non nel 1300. Sì. Io non ho capito il discorso. Sì, fa parte delle grandi stragi che ci sono state fra Africa e America Latina. Ma con in più il fatto che è recente, insomma, certo. che va bene. Grazie Enrico, saluti. Niente, io ringrazio Enrico, adesso farò una ricerca, ma i popoli effettivamente sterminati sono tantissimi. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Niente, io volevo dirvi che ho sentito la vostra trasmissione, ma secondo me è sbagliato in pieno. Siete pazzi a dire quelle cose. Bene, grazie per avermi dato del pazzo.